E la prova sono il numero di lettere che arrivano, pochissime. Chiudiamola sta rubrica e amen. E io andrò a pescare. Ma non sarà perché le tue risposte sono diventate un po' troppo crudeli? Vedi tutto nero? Sei depresso, cavalieri. C'è una lettera qua. La voglio leggere. Non dico che si salva, ma almeno parla di un sentimento reale. L'odio. Questa lettera l'ho scritta pensando a mia madre e ai sentimenti che provo per lei. Penso che mia madre non abbia mai voluto bene a nessuno, ingannando tutti. Tanto che la giudicano una donna perfetta, una madre affettuosa, sempre presente. E invece è totalmente assente, non c'è. Ma solo io me ne accorgo. E la odio. Sì, la odio. Perché l'odio è l'unico sentimento che ha saputo trasmettermi. Se fosse morta prima, quando ero un bambino, mi sarebbe rimasto almeno il ricordo di un amore sconfinato. E invece no. Avrei voglia di ammazzarla con le mie mani. Poi mi detesto, mi faccio schifo per questi pensieri. Lei è mia madre. Eh sì, di mamma ce n'è una sola. Firmato Simone. No, Mona. In tutta onestà, sai cosa dovrei dire a questo? Caro Simone, rilassati e fai una buona azione. Ammazza tua madre e sparati un colpo in testa, così vi togliete tutti e due dai coglioni. Ma si può rispondere così a un mona che soffre? No, non si può e soprattutto non si deve. E allora io alzo bandiera bianca. Mi arrendo e hop, vado a pescare. Ata, andiamo fuori dalle balle. Bene, signori, torniamo al lavoro. Massimo, sì. Posso trattenerti un minuto, scusa? Ho pensato una cosa. Perché non provi tu a rispondere a quella lettera? Io? Ma perché? Beh, scrivi bene, vai diritto, senza patetismi. Sì, ma i sentimenti non sono il mio forte. Senti, io so quanto l'argomento ti tocca. Di tua madre, di come l'hai persa da piccolo. Io ero appena arrivato al giornale, ero alla cronaca, e il direttore... Dai, insomma, scrivi quello che ti va, quello che ti gira per la testa. Tu hai sofferto, immagino, quando tua madre è morta. Chissà quante lacrime hai versato. Metticele dentro queste lacrime. Metticele dentro. Non vergognarti. E non rileggere. Caro Simone, temo di non avere alcun titolo per rispondere alla sua lettera, tranne uno, di cui non vado certo orgoglioso. Sono orfano di madre, fin da bambino. Avevo 9 anni quando morì. È stato per me il vuoto, il panico. Era impossibile che non ci fosse più. Ogni volta che tornavo a casa pensavo di ritrovarla, di rivederla lì, in cucina, con la radio accesa. Tutte le sere, quando ero a letto, aprivo gli occhi di colpo nel buio, sicuro di trovarla seduta sul bordo del letto. Per me non era morta. Ai miei amici raccontavo che viveva in America. Poi, crescendo, ho smesso di parlarne e di pensare a lei. Non volevo soffrire. Chi mi amava non c'era più e io non volevo amare più nessuno. Non per vendetta, ma per sopravvivere.
Se ora riesco addirittura a scriverne è perché ho capito che prima o poi il dolore paurosamente ritorna. E bisogna accettarlo. E io ho accettato il destino per avermela portata via. Ecco tutto. Se mi permetto di risponderle se così, se mi permetto di risponderle così, caro Simone, è soltanto per una ragione. Perché lei capisca la differenza, per quanto possa sentirsi in conflitto con sua madre, per quanto possa essere risentito verso di lei. Beh, posso dirglielo. Ha comunque l'immensa fortuna di avercela, una madre, di averla con sé, sua madre è viva. Sapere che esiste e, rientrando, poterle dire «Mamma, sei in casa?» e respirare dopo che ha risposto. Mi è stato detto che l'ultimo gesto di mia madre, la notte in cui se n'è andata, fu di venire nella mia stanza e rimboccarmi le coperte. Io dormivo, non me ne sono accorto. Sua madre, caro Simone, ha avuto gesti di affetto, di amore, di cui non si è accorto, che non ha capito, o semplicemente che non ricorda. Molto spesso l'amore si esprime in modo sotterraneo, invisibile. Rischiamo di ricordarci solo delle cose negative. Ma ammettiamo anche che sua madre non l'abbia mai abbracciato, non le abbia mai sorriso o fatto una carezza, ecco. Immagini se ora lei, caro Simone, senza nemmeno chiudere il giornale, si alzasse e corresse ad abbracciarla adesso. Che rischio correrebbe? Non peggiorerebbe certo la situazione. E chissà che abbracciandola così non colga nel viso di sua madre almeno uno sguardo di stupore. Una domanda, una lacrima. E allora corra, Simone, corra da lei, a braccia aperte. E adesso noi cosa dovremo fare? Abbracciarci?